In fondo lei non è male, è brava, però fa programmi di merda. Ci fosse la possibilità, io la rapirei. Basta andare agli studi Helios in via Tiburtina, dove registrano Uomini e Donne, alle 14.35. Alle 16.10 Maria De Filippi esce, la va a prendere Alberto, il suo autista. Alberto non è potuto venire? Eh? Ah, no, Alberto oggi no, ha chiesto un giorno di permesso. Oggi ci siamo qui noi. Noi chi? Noi io. Ecco che il gioco è fatto. E se volete io ci sto. Silvia! Questo è il mio numero. Silvia! Sì, papà? Ma sono anni che studi per stare sulle punte in sala da ballo. Adesso fammi capire, vuoi andare a sudare sotto il sole della campagna? Ma mi spieghi dove sono finiti i tuoi sacrifici, i tuoi sogni? Sogni, papà? Questo mondo li ha trasformati in incubi. Mi chiamo Silvia Perilli, sono una cantautrice e vorrei cantare una mia canzone. Il mare è un dipinto ad olio e poi ci aspetta il sole. Ma tu mi stai a sentire? O stai con la testa tra le nuvole a pensare ancora a sti cazzo dei provini? Nella vita non bisogna pensare ai sogni, ma li bisogni. Ti faremo sapere, puoi andare. Ho incontrato fantastico un gruppo di Hare Krishna. Sono rimasto nella loro comunità per 6 mesi. Ed è così che lì ho conosciuto Stefania. Ci stai male sul trono. Anzi, manco c'entravi sul trono. Cioè, Maria, io esco. Me ne vado a Temptation Island. Hare Krishna, Hare Krishna. Giampiero De Mellis, avvocato. Artista. Senta, che vuole? Le accise della guerra d'Etiopia o vuole le accise del ratto delle Sabine dell'antica Roma? Maria, non si trova. In che senso? Mi sa che sarà sorpresa. Ciao. E qui c'è in ballo il destino culturale del nostro paese. Qui c'è in ballo l'articolo 605 del codice penale, un bel processo e 10 anni di galera. Ma perché? Hai paura? Piano impeccabile. Vabbè, ma prima mica ho detto Sergio Di Marco. Tu sei veramente un coglione. Può chiamarmi Max. Caffè? Un orzo al ginepro? E che glielo chiedo perché mia figlia è veramente brava. Io non voglio favoritismi, ma è proprio brava, bravissima. La torturiamo. Io faccio i fatti, mica le chiacchiere. Ma che venuta in villeggiatura? Questa deve soffrire. Questa è completamente matta. Però è bella. Va bene, ci provo. Vieni qui. Mi sono innamorato di te. Sapevo che eri un coglione, ma questa volta ti sei superato. Torni a trovarci. Volentieri. Qui c'è un paesaggio bellissimo. Si rimane rapiti. Abbiamo Maria De Filippi e non sapete cosa farne. E non sapete cosa farne. Signori, le faremo un processo. Vuole un ostaggio? Giovanni. Mi tengono consiglio da amico. Che colpa abbiamo avuto noi ragazzi di credere che voi foste lì per questo? Fatti ricazzati. Allora, signora? Qual è la verità? La verità? La verità è che vi dimenticate i miei programmi.